parliamo di profumi. Altri due nuovi profumi che sono entrati nella mia collezione, nella mia vita. E due profumi molto, molto sensuali. Allora, il primo che vi presento è un profumo che avevo il campione, Neos mi aveva inviato il campione, e sto parlando di Portrait of a Lady, Dominic Ropion. Voilà, nonché Frederic Malle, naso di Dominic Ropion. Allora, questo è un profumo che trovate altre recensioni online. Io l'avevo vista da Patrizia Mandorle Cioccolato. Il profumo mi aveva incuriosito, ma solo quando ho ricevuto il campione ho capito davvero la descrizione di Patrizia, cioè un profumo meraviglioso, Portrait of a Lady, tratto dal romanzo Ritratto di Signora, ma andate al video di Patrizia perché lo descrive benissimo, l'ha descritto prima lei, io mi limito a raccontarvi il profumo. Allora, avete visto che l'ho tolto dalla custodia, la scatola è così. La boccetta è la classica boccetta di Frederic Malle, nera, con il tappo che si sfila così. Allora, speziato caldo, balsamico rosa e patchouli fumoso. Ed è proprio questo, questo profumo è questo. È un orientale floreale da donna. In testa abbiamo chiodi di garofano, cannella, rosa, ribes nero e lampone. Nel cuore abbiamo sandalo, patchouli, incenso e nella base muschio ambra benzoino. Io un profumo così particolare, così sensuale, così anche un che di malinconico e di misterioso dato dall'incenso. È un profumo che comunque è morbido è seducente, è dolce, è un profumo che trovo anche molto gentile, ma questa rosa così così calda, così profonda, non una rosellina fresca, una rosellina rosa, no, questa è una rosa opulenta, calda, molto matura, contornata da queste spezie dove percepisco abbastanza la cannella. Il patchouli si sente, è mixato benissimo. Tutto ciò gli dà veramente, questo profumo qua l'ho dato alle 6 del mattino, alle 9 di sera ce l'avevo ancora sulla pelle. Un profumo meraviglioso da sentire, un profumo molto più indicato nella stagione invernale, perché proprio è un profumo forte, caldo, molto avvolgente, un profumo che si sente, lasciate una scia molto calda, ecco, molto calda, quindi molto indicato più all'inverno che non all'estate, ma io sapete che non mi faccio di questi problemi e me lo metto tranquillamente anche nelle giornate con 40 gradi. Anzi, poi la mia pelle scaldandosi lo tira ancora più fuori e mi sento questa nuvola di questo profumo che mi dà una carica pazzesca. Buono veramente. L'altro invece è... vediamo dove l'ho scritto. Histories de Parfum 1889 Moulin Rouge. Sembra un libro.
Infatti io lo ripongo in questo modo e rimane questa parte qua esterna. Si apre in questo modo qua. Vediamo se cade. L'apertura è sempre un po' complicata. Proviamo di qua. Era l'altra parte, ovviamente. Rimane così. Si apre in questo modo qua. Scusate, ma ho paura che cada. Tiriamo fuori la boccetta. La boccetta è fatta così. Allora, questo è un profumo del 2010, viene descritto come un talcato floreale, speziato caldo, fruttato, muschiato e rosa. In testa abbiamo la cannella, la prugna e il tangerino, nel cuore l'assenzio romano, la tintura di rosa e nella base il muschio, l'iris e il patchouli. Questo è un profumo particolare. Particolare che va ascoltato, sentito e un po' analizzato per quanto mi riguarda. Allora, c'è chi dice che assomiglia a vecchi rossetti, a me sinceramente no. E descrizione di vecchi saloon può darsi perché per me all'interno lui ha una nota sporca. Allora, non che sa di sporco, però è una nota sporca che per me è difficile spiegare. Lo si definisce carnale? Io sì, sinceramente quella nota sporca mi ricorda quel sentore carnale che non amo nei profumi. Lui è un buon profumo, mi piace, ma non sempre. Non sempre devo essere dell'umore giusto, deve essere la giornata giusta, perché sì, è una rosa. Scusate, perché io ora lo sento bene dal tappo, ma allora sì. Soprattutto in apertura c'è un che di sporco, ma anche di aromatico che deve essere l'assenzio romano. Si sente che c'è la rosa, una rosa anche qui molto profonda, molto calda. Il patchouli ovviamente accompagna tutto il profumo. Però a dirvi che ci sento la cannella, la prugna, no. Allora, è sì uno speziato caldo, talcato, perché comunque non mi ricorda i vecchi rossetti, ma mi ricorda le ciprie un pochettino, ecco, i cosmetici in generale, ma non proprio il rossetto, ecco. È un profumo secondo me che va sentito e provato. È un profumo particolarissimo, dove appunto la nota dell'assenzio, secondo me, è quella che rimane sempre abbastanza presente. E comunque c'è un che gli dà quel che di sporco, quella nota sporca, carnale che ci percepisco io. Quindi un profumo anche lui piuttosto invernale che estivo, un profumo che comunque non ha una grandissima durata su di me questo, nonostante sia un eau de parfum molto nominato, molto elogiato, e non è un profumo che fa tante ore sulla mia pelle, quindi anche lui è abbastanza comodo da portare in borsetta. È un 50 ml, direi, mi sembra un 60 ml. Comunque la sua forma si adatta benissimo alle mie borse, ecco. Quindi lo rinnovo. Però diciamo che non è proprio tra i miei preferiti, ecco. Lo indosso volentieri, ma dipende dal giorno, da come mi sento, da com'è la giornata, dipende un po' da tanti fattori, ecco. Questi sono stati i miei profumi, gli ultimi profumi che ho acquistato.
Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia incuriosito. Continuo a ribadire che è meglio avere i campioni sempre, sia di profumi che di crema, li provare perché io di questo qui non avevo il campione, ma ho letto 3.000 recensioni da tutte le parti e mi è rimasto qui, mi è rimasto proprio qui e l'ho dovuto acquistare. Però mi accorgo che veramente ogni naso ci sente quel che ci sente, non siamo tutti uguali, quindi voi magari avete questo profumo, ci sentite un rossetto all'interno, io sinceramente un che di rossettato proprio molto ma molto lontano, ecco, non è la cosa che mi viene in mente appena annuso questo profumo, perché subito io ci sento questo forte sentore carnale. E di assenzio, un che di nota sporca, ecco. E comunque è un buon profumo che sono contenta di avere nella mia collezione perché è un signor profumo. Io vi mando un grosso bacio, vi auguro una buona giornata e alla prossima!